Hey Cooch, ben ritrovato a vostro Andrei con la turno su una Zuma Eleven 3 Lampo Folgorante. Torniamo dalla partita contro il team di Zulan Rise, il team Zulan per la precisione. E quindi dobbiamo andare ora al centro di Egot, no? Dobbiamo andare nell'area giapponese. Dobbiamo allenarci per la partita contro i piccoli giganti. Ma prima no, dobbiamo andare all'ospedale invece. Ed eccoci qui allora all'ospedale a trovare Hillman e Smith. Si saranno rimessi? Hanno detto che hanno ripreso conoscenza dopo l'operazione, quindi insomma dovrebbero stare bene. Ma tutti e due qua nella stessa stanza? Fanno i compagnucci di scuola? Ah no, c'è Travis. Non c'è nessuno in camera, Travis. Che succede allora? Allenatore Travis, dov'è l'allenatore Hillman? E Detective Smith? Mark, siamo nell'ospedale, abbassa la voce, ti spiace? Così, già tranquilli, possono salire le scale dopo un'operazione. Mister, quindi l'operazione è andata bene? Sì, è andata bene, anzi, la sua velocità di ripresa ha lasciato tutti a bocca aperta. Avrà battuto il record mondiale. Beh, non potevo certo starmene qui senza far niente, mentre voi eravate lì fuori a fare del vostro meglio. Detective Smith, tutto bene? Sto bene, era solo un graffio, non c'era da preoccuparsi. Eravamo in pensiero per lei, sono così felice che stia bene. Anch'io. Un momento. Non può essere. Sei proprio tu, David. Ehi, aspetta, nonno! Aspettami, nonno. Ah, ok. Ah, ora c'è una scena bellissima. Mi è sempre piaciuta moltissimo sta scena. Dobbiamo incontrarlo qua, a Parco del Mare. Nonno, ho sempre sognato di incontrarti. Ho sempre sognato di essere come te, nonno. Sei sempre stato il mio idolo. Sono così felice di averti trovato finalmente. Io. Mark, quanto sei cresciuto. Ascolta, io ti devo delle scuse. Per tutto il tempo che ho trascorso nel Kotal, ho desiderato di tornare a casa, davvero. Ma avevo tante cose ancora da fare. Tutta questa faccenda con Zulan Rise, e non è certo finita. E poi non volevo che tua madre corresse dei pericoli, per cui ho preferito rimanere nell'ombra. Nonno. Mentirei se dicessi che non mi sono abituato alla vita nel Kotal. Continuavo a ripetermi che sarei rimasta solo un altro anno e prima di rendermene conto ne sono trascorsi 40. Il tempo vola. Ehi, non è divertente, nonno. Io... Su, via, fatti coraggio, Mark. È acqua passata ormai. Dobbiamo pensare al futuro. E mi riferisco alla finale. La posta in gioco è alta. Chi sarà il numero uno al mondo? La tua squadra o la mia? Ho messo anima e corpo nell'allenamento della squadra del Kotal. Sono di gran lunga più bravi di voi. Ti avverto. Sì, non esageriamo. Aspetta un momento, David. Se credi che Mark e la sua squadra siano dei pivelli, dovrai ricrederti. Sono qui per vincere. Non farmi ridere, Hillman. Non siete all'altezza della mia squadra. Il Kotal ha ancora un paio di assi nella manica. Finora hanno tenuto segrete tutte le loro tecniche speciali. Aspetta. Non stai parlando sul serio? Quindi è questo ciò che ci aspetta. Non hanno usato nessuna tecnica per arrivare in finale? Nel calcio può esserci un solo vincitore. Non importa contro chi giochi, devi giocare per vincere. Quando sfidi qualcuno, devi pensare che sarai tu a vincere. Come un guerriero che affronta un nemico. Sarà un onore per me
Penso che per te sia arrivato il momento di ritornare all'Inazuma Japan. Sei stata un'assistente preziosa, sono sicuro che il tuo aiuto sarà determinante per la squadra. Sono confusa, lei mi avrebbe presa come assistente solo per rendere l'Inazuma Japan più forte? Esatto. Voglio che scrivi la squadra avversaria migliore del mondo. Non puoi negare un favore a questo nonnetto. Ma nonno! Stavo pensando. Hanno tenuto nascoste tutte le loro tecniche speciali. E di certo non ne useranno una particolare contro di noi fino a un certo momento della partita. Ma voi avete visto all'inizio, no? Usa mano di luce X. Ma ce n'è un'altra ancora più potente. E se non ne hanno usata neanche una per arrivare in finale, deve essere fortissima la squadra. Tanto vinco io, quindi è inutile che ci facciamo tutti quanti questi problemi. Loro sostengono che agli Yokot ci siano appunti su una tecnica di tiro incredibilmente potente. Una tecnica di tiro? Un'altra? Davvero? Fantastico! Ti hanno detto per caso dove si trovano? Beh, da quello che ho capito potrebbero essere nascosti nella via che porta a uno degli stadi, ma non so dirti altro. Magari se vai nell'area cotarlese ti sapranno dare maggiori informazioni. Oh, niente, mi blocco. Ricorda, Mark, Hector e la sua squadra sono avversari molto forti. Quindi trovare questa tecnica di tiro potrebbe essere decisivo. Sì, hai ragione. Andiamo a vedere se riusciamo a scoprire qualcosa. Oh, e questo è quello che stavo dicendo durante l'episodio della partita contro l'Italia. Che c'era una tecnica nella torre del Condor in Italia. È quello che dicevo, però non mi ricordavo quando ci saremmo andati. Io pensavo ci saremmo andati tipo subito. Invece no, nell'ultimo capitolo, per cercare una tecnica di tiro potente. Mi chiedo però qual è questa tecnica. Non ne ho neanche un minimo ricordo. Poi magari la vedo e faccio, ah sì, è quella. Tu sai dirmi qualcosa? No, non sai dirmi nulla. Con chi dobbiamo parlare allora? Stai cercando la leggendaria tecnica di tiro? Vediamo, forse posso aiutarti. Scala l'alta torre e cerca senza sosta. In cima troverai la tecnica nascosta. Non ho altro da offrirti che questo misterioso messaggio. Un'alta torre? Che si tratti di... Sì, Mark, si tratta di... Dunque, andiamo direttamente allo stadio del Condor e partiamo dalla cima, perché è punto più vicino appunto per arrivare dove dobbiamo arrivare. Si trova al centro della torre, nelle fondamenta però. Il punto più basso possibile, raggiungibile solo da qui. Io ci sono già stato qua dentro, ho raccolto tutti quanti gli oggetti che c'erano da raccogliere, insomma nulla di che, però l'ho fatto così stavo tranquillo. Eccola qui. Deve essere questa la tecnica di cui ci ha parlato Nelly. Ma è lì con te, Nelly. Del grande fuoco e della scia tripla. Ah, Big Bang Jet Stream, ok. È molto più di quello che ci aspettassimo. Abbiamo due tecniche di tiro. Sì, la fortuna ci sorride. Ma ora dobbiamo tornare a campo d'allenamento. Sapevo che saresti ritornato, Mark Evans. Ma che c'entra Nelly? Fammi capire. Che c'entra con noi Nelly? Boh. Dovrebbe esserci un altro giocatore. Hector! Spiacente lumacone, sei arrivato troppo tardi. Abbiamo già trovato queste tecniche. Non importa. Tanto a me resta sempre la tecnica che mi ha insegnato il maestro. Hai imparato una tecnica dal nonno? Nelly, ho sentito che ci lasci per tornare in Azuma Japan. Esatto, Hector. La partita di domani ci vedrà schierati su fronti opposti. Sì. Sapevo che sarebbe arrivato il giorno in cui ci avresti lasciati. Mark, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. Ti aspetto nell'area cotarlese. Spero di vederti lì. Scia tripla, mi ricordo che la fanno... Mi sembra Axel e Mark, ma non ricordo l'altro giocatore. E non sono neanche sicuro di Axel. Sono sicuro di Mark, però. Mentre Grande Fuoco, che sarebbe Big Bang in giapponese, potevano lasciarla Big Bang, la fanno Jude e Sean... No, non avrebbe senso comunque sia. Boh, non mi ricordo. Comunque sia, mo vorrei andare a vedere chi è che la fa, così almeno do l'assegno a quello preciso. Dunque, Hector vuole parlarmi. Chissà cosa da dirti. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Torniamo nell'area cotarlese. Mo mi tocca uscire da qua però. Di tecniche ne insegnate davvero poche. Solo ad Axel per il possesso di palla. A Kevin e mano di luce a Mark.
Vediamo cosa ha da dirci Hector. Mark Evans, grazie per essere venuto in nostro aiuto. Questo luogo mi ricorda molto la mia terra d'origine, la Repubblica del Kotarl, o Kotarl, ovvero dove mi sono allenato con dei Varrows. Da quanto tempo conosci mio nonno? Come vi siete conosciuti? È stato tuo nonno a insegnarmi tutto quello che so sul calcio. Io ero solo un piccolo piagnucolone, ma lui mi ha dimostrato che il calcio avrebbe potuto rendermi più forte. L'ho salvato da tre cani, mi sembra. Ah, basta, non ce la faccio a fermare questi tiri. Vuoi arrenderti? Allora vuol dire che sei un pappamolle. Ma... devi imparare a conoscere te stesso e i tuoi punti deboli. Solo così potrai essere più forte un giorno. Forte? Io? Tutti i campioni che ho incontrato hanno una conoscenza profonda dei loro punti di forza e delle loro debolezze. Quando qualcosa sembra impossibile è come cercare di camminare su una salita ripida, con la sensazione di non riuscire a muoversi. Ma ci sono certi individui che riescono a raggiungere la vetta e riescono in ciò che sembra impossibile. Sono questi i veri giocatori. Beh, che ne dici? Vuoi che proviamo a salire fin sulla vetta? Signor sì, proviamoci! Capisco. Quindi stai percorrendo questa strada con il nonno. In un certo senso anche tu, Mark Evans, stai percorrendo la tua salita con le tecniche imparate da tuo nonno. Ma questo è un viaggio che tuo nonno ha intrapreso con me e non con te. Lo so, non giocherò con il nonno al mio fianco, ma contro di lui. E farò di tutto per arrivare per primo alla vetta. Cosa? Dici sul serio? Voglio affrontare la squadra di mio nonno contando solo sulle mie tecniche. E voglio vincere. Sembri proprio tuo nonno, anche lui gioca con lo stesso spirito. E sono sicuro che è questa la cosa che piace tanto a Nelly. Cosa? Ti mostro la tecnica su cui abbiamo lavorato io e tuo nonno. Ma non è questa. Non è questa. C'è una più forte. Wow, la mano di Luce X è fantastico! Non posso credere che tu l'abbia eseguita con tanta facilità. È una tecnica che hai imparato. Tu, come tu sai usare mano di luce, anche lui sa usare mano di Luce X. Questo è solo l'inizio, non perderò. Ho un forte legame con tuo nonno e lui mi porterà sulla vetta del mondo. O almeno nei paraggi. Non vedo l'ora di giocare domani. Ci vediamo, Mark Evans. Ma dove scappa in mezzo alle piante? Neanche io ho intenzione di perdere, Hector. E Mark lo insegue. Il giorno della finale dell'FFI. Oh, ci siamo! Oggi vinceremo. Sconfiggerò la squadra del nonno e arriverò sulla vetta. Oggi dimostreremo a tutti che possiamo affrontare il mondo intero e vincere. Solo tu puoi continuare ad allenarti con il copertone in un giorno simile. Allenatore Heyman, è sicuro di poter camminare nelle sue condizioni? Oh, sto bene. Anzi, potrei anche affiancare Travis come allenatore. La giornata di oggi segnerà una svolta importante nelle nostre vite, Mark. Sì, mister. Mark. Chissà se Mark è impegnato ad allenarsi. Oh, Cammy, sei tu? Oh. Nelly, tu e Silvia volevate per caso parlare con Mark? No, che cosa te lo fa pensare? Eh? Che cosa sta succedendo? Niente, ci vediamo dopo. Wow. Ma Celia? Celia non ci prova neanche. Bene, Mark, a quanto pare c'è qualcuno che ti cerca. Cosa? Quelle tre signorine vorrebbero scambiare due parole con te, ma è poco tempo, quindi potrei parlare solo con una di loro. Una scelta difficile. Scommetto che sono ancora qui da queste parti, con chi dovrei parlare? Ma con la tua futura moglie, ovvio, no? Cioè, tu ancora non lo sai, ma io sì. Nelly, eccoli qua! Ciao Nelly, volevi dirmi qualcosa? Ah, Mark! Beh, si tratta di... non è niente di importante, volevo salutarti questo.
ciondolo nobiltà. Wow, posso davvero tenerlo? Mi piace un sacco. Dici davvero? Sono contenta che ti piaccia, dovrebbe portarti fortuna. Grazie Nelly, per il ciondolo e per avermi riportato il nonno. Oh, non c'è bisogno di ringraziarmi per quello. Era una cosa che mi sentivo di fare. Ero certa che la tua vita sarebbe cambiata se avessi saputo che David Evans era vivo. Quindi ho voluto indagare di persona. Ho voluto prendere mio questa responsabilità. Non ho cercato l'aiuto di nessuno. Era la prima volta che sentivo questo bisogno. Che cosa intendi dire, Nelly? Non capisco. Beh, che... Diglielo. Mark, insomma, mi sta a cuore. È che ci tengo, ok? Ogni tanto sto proprio di goccio. Hai capito ora? Credo di aver capito, Nelly. E ne sono molto felice. Davvero? Sono felice che il calcio ti stia così a cuore. E pensate che prima tempi lo consideravi uno stupido passatempo. Ma Mark Evans, sei proprio uno zoccone. E cosa ho detto di male, Nelly? Ah, è come parlare ai muri. Apri bene le orecchie, Mark. Hectorelli è molto, molto più forte di te. Per me puoi anche entrare in campo e prenderti la più grande umiliazione del secolo, non mi importa. Oggi vinceremo, te lo garantisco. Non ho nessuna intenzione di perdere questa partita. Oggi conquisteremo il mondo! Sì, oggi, ma domani, nel prossimo video. Non è che oggi, tac. Ah, non cambierà mai. Lo so, Nelly, lo so. Mark, devi tornare agli alloggi o fare tardi per il raduno? È giunta l'ora. Torna agli alloggi. Ok. Siamo pronti. Una delle squadre più forti del mondo sta per vincere il campionato mondiale. E la squadra più forte è la mia, è ovvio. Acuto al 40. Credo sia pronto ad entrare in campo, eh. Vedremo poi. Ci siamo. Ascoltatemi. Dobbiamo avviarci allo stadio Football Frontier International per la finale. Sì, mister! Quindi oggi si saprà qual è la squadra numero uno al mondo. Oh, devo andare in bagno! Apri bene le orecchie, Jack. Questa volta non andrai a nasconderti nell'armadietto. Jack è nascosto nell'armadietto. Questa è bella. Quando è successo? È stato prima della partita contro la Royal Academy, quando Jude era ancora il capitano. Dopo quella partita Axel si unì alla squadra e alla fine vincemmo il Football Frontier. Tante cose me le sono perse. Io devo solo nella finale, ma da quel momento sono diventato il più grande fan, Mark. Poi abbiamo creato la squadra più forte del Giappone e incontrato grandi amici come Sean e Harley. E poi mi sono unito anch'io e ho avuto la fortuna di diventare vostro amico. Il calcio ci ha uniti e i nostri sogni ci hanno portato fin qui. Forse sono state tutte le esperienze vissute insieme a portarci fin qui oggi. Smettila di parlare così, sembra che sia già tutto finito. Forse Caleb ha ragione. Prima di fare questi discorsi dobbiamo ancora dimostrare di essere i numeri uno. Mark, ti ricordi che ci eravamo promessi che saremmo diventati numeri uno al mondo? Beh, oggi terremo fede a quella promessa. Diventeremo i campioni del mondo. Giusto, ragazzi? Sì, giusto, diventeremo i... campioni del mondo! Vai così! Bene, andiamo allo stadio del Football Frontier International e disputiamo la finale! Andiamo allo stadio per la finale, ma noi ci andremo domani. QG, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Nazuma Eleven. Intanto mi insegno le tecniche ai giocatori che le devono imparare e poi cercherò di potenziarle almeno al primo livello evolutivo, così in modo da essere pronto per la finale contro i piccoli giganti. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che vi sia piaciuto. In descrizione il link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con la finale del Football Frontier International. Bye bye!